Un'ancora di polistirolo sta per tuffarsi. Ora è fatta di metallo. Il metallo si è ricoperto di ruggine a causa dell'acqua salata. Le alghe sono attaccate in alcuni punti. Una corda aggrovigliata copre il telaio. La sirena Pony Jenny è interessata alla vita fuori dall'acqua. Certo che sono curiosa, ci sono tante cose interessanti. Ho creato una piccola collezione. A volte appare qualche strano oggetto sul fondo del mare. Wow, è enorme! Come la porto a casa? Il pony sta trascinando l'ancora. Per cosa posso usarla? Oh, mi è venuta un'idea! Posso usarla come lampada! È pesante! Ci metterò sopra un casco al posto di un paralume. Così! Oh, fantastica! Questa lampada si adatta perfettamente agli interni. Brucia un pezzo di carta da pacco in questo modo. I bambini non devono giocare con il fuoco. Pennarelli, avete del lavoro da fare. Sul foglio appare l'immagine di una mappa. Cosa significa e dove porta? Jenny ama leggere. Le sue storie preferite sono fiabe e leggende. Oggi ha trovato un interessante libro sulla terra nella biblioteca sottomarina. Si dice che ci sia una perla nascosta in un paese sperduto di Lalantide. Wow, esaudisce i desideri! E io ho sempre sognato di avere le ali. Oh, ti rimetto sullo scaffale. Wow, cos'è quel rotolo? Non può essere! Una mappa di Lalantide! I sogni dovrebbero sempre avverarsi. La troverò! Sulla strada attraversa diversi luoghi e vede splendidi scenari. All'improvviso vede un arco. Non può essere! L'ingresso nel regno dimenticato! La bambola è seduta su un'enorme conchiglia. È l'erede al trono? Falle un vestito. Prendi le misure e fai un paio di pezzi per la coda. Decora con del tessuto a rete. Le paillette brillano proprio come fossero squame. Completa l'outfit con una manica simmetrica e accessori perlati. Lillian è tornata sul trono a conchiglia nel suo nuovo splendido look. La sirena sta camminando sul fondo del mare in cerca di erba marina. Posso trovare qualcosa per il mio bouquet? All'improvviso nota un pony sirena. Wow, che creatura insolita! Farei meglio nascondermi e guardare. Una mossa sbagliata? Bam! Le pietre cominciano a cadere. Oh, chi c'è? Non aver paura, volevo solo complimentarmi per la tua bellissima criniera. Chi sei? Un pony sirena! Guarda, le nostre acconciature sono simili. Oh, e anche le nostre code si somigliano. Diventiamo amiche, abbiamo tanto in comune. Qui, non aver paura, piccolo. Tirare fuori l'animale dai cespugli non è facile. I dettagli trasparenti possono essere utilizzati per realizzare una muta da sub insolita. Scoiattolo, salta dentro la palla. Puoi respirare sott'acqua lì dentro. La figlia della regina del mare si interessa al pony e decide di conoscere un po' meglio la viaggiatrice. La sirena ha invitato Jenny. Fai come fossi a casa tua. Wow, è bellissimo qui! Si siedono su un divano e il pony mostra a Lillian la mappa di Lalantide. E questi sono i miei amici, i pony di terra. E questo è il mio scoiattolo. L'ho fotografato durante il mio viaggio. Wow, è un vero tesoro della terra. Ecco il mio preferito, il ranocchio. Ma a volte di notte fa rumore. Improvvisamente sentono uno strano rumore. Cosa c'è qui? Il suono viene dal forziere. Oh, Tuffy, hai deciso di seguirmi in una bolla di sapone. Sì, ho visto uno scoiattolo di terra, è così carino! Una lampadina LED si nasconde all'interno di una conchiglia. La magia dei glitter la fa brillare. Facciamo brillare anche un fiore. Uno stampo in silicone su una gamba si trasforma in una medusa con tentacoli. Appendi una perla alla lenza. Tenuta dai tentacoli, emette una luce magica. Il pony sirena è andato alla ricerca della perla magica. La regina Mirabelle interrompe la sua ricerca. Lascia che ti aiuti. Ho sempre desiderato avere le ali. La perla dona delle ali magiche a chi la tocca. Posso provare? Oh,
prima devi dimostrare che ti meriti questa magia. La perla è sempre stata custodita nel forziere. Sei pronta a vederla? Oh sì, posso toccarla! Aspetta, non così presto. Dovrai fare un gioco e dimostrare che le tue intenzioni sono serie. Le conchiglie stampate verranno utilizzate per il gioco Twister. Ritaglia un cerchio. Separalo in tre parti. Incolla conchiglie di diversi colori sul cerchio. Aggiungi le immagini. Una coda, uno zoccolo sinistro e uno destro. C'è una freccia al centro. Giochiamo! Per ottenere la perla devi battere Liliana Twister. E lei è la campionessa di Lalantide. Se ci riesci, la perla è tua. Proviamo! Non preoccuparti, usa la tua intelligenza. Gli occhi delle giocatrici si incontrano. Il gioco ha inizio. La sirena inizia per prima. Colore viola. Ora il pony. A ogni mossa il gioco si complica. Ancora una mossa e la sirena perde l'equilibrio. Ho vinto! Congratulazioni alla vincitrice. Jenny, ti meriti una ricompensa. Sì, grazie. Ora posso esprimere un desiderio. Dopo la partita le amiche vanno dalla regina del mare. Vostra Altezza, sono venuta per il mio sogno. Senti il potere della perla magica. Dopo averla toccata, il pony si ricopre di nebbia magica. Prendi le due piume più belle da un mucchio. Decorale con gli strass. Un paio di ali sono pronte per far felice il pony sirena. La magia fa roteare Jenny. Snap! E sul dorso appaiono delle belle ali. Wow, è quello che sognavo! Oh my God! Grazie, regina del mare! Grazie per la tua amicizia, Lillian! Non dimenticherò mai la nostra avventura! Salutando il pony, apre le sue ali e continua il suo viaggio magico. Fai una base per parrucca con una salviettina umidificata asciutta. Dipingi di verde. Possiamo realizzare dei capelli voluminosi con la lana. Decora la cresta con le viti. Offre la casa. Jenny sta esplorando una nuova area. All'improvviso vede qualcosa che scintilla nell'erba. Devo guardare. Jenny si dirige in quella direzione, ma ha calcolato male la velocità ed è volata dentro i cespugli. Ops! Jenny ha una nuova pettinatura! Oh, devo stare più attenta! Hey! Jenny, ciao! Stai facendo esperimenti con il tuo look! Ciao! Cosa? Perché? Guardati allo specchio! Ops! Ma mi piacciono i nuovi capelli! La poverina ha perso la pinna! Non essere triste, l'aggiusteremo noi! Cominciamo dai capelli. Le extension vivaci si trasformano in un'acconciatura voluminosa. Wow! Taglia le punte. Wow, che bel colore! Dipingi la pelle di bianco. Snap! Wow, che trucco colorato! La coda è stata ricoperta di glitter. Gli strass decorano il top. Completa l'outfit con maniche leggere e colletto. La regina delle bellissime ali. Ci sono molte pinne sulla coda. Snap! La corona d'oro le decora la testa. Aggiungi un paio di piume. La regina di Lalantide è incredibile! Gli abitanti delle profondità marine possono sempre contare sull'aiuto della loro regina Mirabel. Ogni giorno si dedica alle buone azioni. Vostra Altezza, ho perso il mio animale domestico! Ho guardato dappertutto! È come se fosse scomparso! Oh, è terribile! Troveremo presto il tuo animale, non preoccuparti! Sì, la tartaruga è riuscita a trovare l'animale smarrito! Oh. Cercavi lui? Oh, Toby, mi sei mancato così tanto! Stai bene! Sono così sollevata! Grazie! L'operazione di salvataggio riuscita ha reso felice la regina! Posso tornare a governare il mio regno ora!